Ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. Vedete che sono con me Matteo Marzotti. Ciao Matteo, e il Buonasera. collega Luigi Alberto Dini, Buonasera. bentornato. E subito però dobbiamo cominciare con, chiamiamola, attualità, seppur sportiva. E oggi c'è stata la rescissione del contratto che legava il suo Lino Capuano all'Arezzo e l'abbiamo letto in questi giorni, insomma, della sua nuova avventura al Modena. Abbiamo collegato con noi proprio Eziolino, che ritroviamo con piacere. Buonasera, mister. Buonasera, buonasera a voi tutti e a tutti i telespettatori e un abbraccio circolare all'intera città di Allora, ci eravamo ovviamente un po' persi di vista, ovviamente per quello che era accaduto. Allora, intanto, una tua prima impressione su questa nuova avventura che diventa, no, come geograficamente parlando, la tua avventura più a nord, quella Modena. Sì, è una piazza importante. Dice la storia, negli ultimi 16 anni mi sembra che hanno fatto 3 anni di A e 13 di B, però adesso è una situazione di classifica precaria, sicuramente è un impegno importante che mi inorgoglisce e logicamente mi riempie di responsabilità, però ecco, da domani metterò la tuta, farò il lavoro di cui amo, per cui vivo e quindi spero di poter fare e di contribuire alla salvezza del Modena. Ti ha voluto fortemente Caliendo. Ma ha voluto fortemente la società, sì, è normale, ti chiama un uomo di calcio di notevole spessore, che ha fatto il procuratore a grandissimi livelli, che ha vissuto di calcio, è normale che per me è un motivo di grande orgoglio. Però voglio dire, mi ha voluto anche il direttore Pavarese, anche lui ha un curriculum di tutto rispetto, ha fatto direttore nel Napoli in Serie A, ha portato il Napoli in Champions, quindi voglio dire, sono persone di grande spessore e cercherò di ripagare la fiducia che hanno posto nella mia persona. Stiamo vedendo una foto in cui stringi la mano al presidente Ferretti. È stato complicato arrivare a questa rescissione, o avete trovato abbastanza Ma abbiamo velocemente? fatto una rescissione, quindi è inutile fare dietrologia, è inutile fare polemiche. Io devo ringraziare l'Arezzo per la possibilità che mi ha dato, devo ringraziare tutto il popolo amaranto e devo ringraziare Ferretti, perché comunque io sono arrivato ad Arezzo, lui mi ha voluto insieme a De Martino, insieme a tutti gli altri, quindi io comunque ci sono a Modena, penso perché mi hanno apprezzato anche nelle ultime esperienze che ho avuto ad Arezzo. Ai tifosi dell'Arezzo invece che cosa vuoi dire? Rimarrò tifoso a vita dell'Arezzo, io non sono un ipocrita, quindi Arezzo non la cancellerò mai, mai. Ho tanta gente che mi scrive, tanta gente che è tifosa del sottoscritto. Purtroppo mi dispiace che sono andato nel dimenticatoio troppo in fretta per qualcuno che ha dimenticato frettolosamente tutto quello che io ho fatto per l'Arezzo, ma io non mi riferisco soltanto al campo, il campo è l'ultima delle situazioni, perché io sono una persona che ha grandi sentimenti, grandi principi. La cosa che sono stato male è che dopo qualche ora che sono andato via, qualcuno che viveva insieme a me quotidianamente addirittura si è fatto qualche nickname falso per infamarmi, questa è la cosa più brutta che difficilmente riuscirò a dimenticare. E siccome è una cosa schietta, siccome sono una persona schietta, le cose non me le trattengo. Ad Arezzo che devo dire? Sono follemente innamorato di questa città, di questa piazza, non finirò mai di ringraziare tutti coloro i quali mi hanno sempre sostenuto e anche coloro i quali non mi hanno sostenuto, perché non è un problema, voglio dire, non è che puoi avere tutti dalla tua parte. Io Arezzo la porterò sempre nel cuore e al più presto tornerò ad Arezzo, anche perché Modena Arezzo non è lontano e quindi con piacere vi tornerò in questa splendida città. Mister, Vai. sono Matteo Marzotti. Pronto? Sì, mister. Sono Matteo Sento male. Marzotti. Ciao Matteo, adesso ti sento bene.
No, ti volevo chiedere come hai vissuto questi mesi, visto che comunque male, era sembrato Matteo, che comunque ci fosse la possibilità anche di trovare prima una rescissione, e poi c'era stata la vicenda, no, in estate del contratto. E poi ti volevo chiedere che giudizio ti sei fatto di questo Arezzo, visto che comunque sei venuto anche a vederlo a Livorno. Ma ho vissuto male, diciamo, per non usare un altro termine, chiuso in un ospedale, perché io sono uomo di campo, vivo per il calcio, vivo quotidianamente, e quindi mi è mancato tutto. Adesso mi sento un uomo libero, grazie a Dio, e posso ritornare a fare quello che amo fare. È normale che diverse situazioni le ho perse, le conoscete tutti, la Casertana, il Catanzaro, però forse via, ho avuto questa possibilità, e oggi forse sono, no forse, sicuramente sono più contento, perché mi permette di andare in una grandissima piazza, di rimanere al nord, quindi poi non rimembriamo il passato, guardiamo al futuro. Per quanto concerne l'Arezzo, l'Arezzo è una grossa squadra, non lo dico io, lo dicono i nomi che la compongono. Io penso che Gemi, insieme con Riccioli, Chiedo Venia, ha costruito un grandissimo organico, e quindi è giusto che le aspettative siano alte, e penso che non si possa fare nessun paragone con gli anni miei, perché è come, cioè, sono dei paragoni improponibili, e chiunque li fa o li fa in malafede, o perché col calcio è come ci capisce molto molto poco. Qualcuno dice che l'Arezzo di adesso, se avesse, chiamiamoli così, diciamo, gli attributi, la cattiveria che aveva la squadra di Capuano del primo anno soprattutto, diciamo, farebbe un bel salto di qualità, perché la qualità c'è. Ma perché parlate sempre del primo anno? Ma l'anno scorso l'Arezzo ha fatto grandissime cose, fino alla partita di Prato, no? Sì. Fino a quando poi non sono successe tante cose che hanno minato la tranquillità dello spogliatoio e quant'altro. Io penso che l'anno scorso noi, Fabio, abbiamo fatto grandi cose, abbiamo preso gente che tutti dicevano che avevano smesso di giocare, tipo Tremolata, abbiamo portato un giocatore sconosciuto che oggi sento che va a Bergamo, parlo di Monaco, facendo anche una plusvalenza. Voglio dire, per quello che potevamo spendere, penso che abbiamo fatto benissimo, e io ho un solo rammarico, che è successo qualcosa, può succedere in tutte le società, per l'amor di Dio, che ha fatto sì che la squadra non fosse più tranquilla, altrimenti avremmo parlato di un altro miracolo, di questo ne sono convinto. Poi i paragoni Capuano, Sottile è un grosso allenatore, io dico che bisogna farlo lavorare tranquillo, perché è uno bravo, è uno magari diverso da Capuano, magari Capuano è più pragmatico, lui magari, diciamo, gli piace più l'esteta, no? Far giocare la squadra in un determinato modo, però io penso che bisogna lasciarlo tranquillo, troppe critiche, io lo ritengo un ottimo allenatore. Gigi Alberto Dini. Mister Salve, ho una... Pronto? Mister Salve, sono Luigi Alberto Dini, una domanda, voglio... Sì. Sono curioso di sapere se in questa esperienza che è stata ad Arezzo pensa di aver dato tutto, e se tornasse indietro se cambierebbe qualcosa di quello che ha fatto. Non ho dato tutto, ho dato di tutto di più, dalle 7:30 la mattina fino a mezzanotte la sera. E vorrei ricordare a qualcuno che scrive, no? Vorrei ricordare che io sono arrivato nel momento forse più difficile del calcio ad Arezzo degli ultimi anni. Ricordate, no? Ripescaggio mancato, il battaglione San Marco, avete dimenticato tutto forse, no? O qualcuno fa finta di dimenticare, io non dimentico. Io sono arrivato nel momento forse più brutto degli ultimi anni, ok? E vi ricordate il primo ripescaggio mancato? Sì. Mi ricordo la presentazione, quando ci fu la conferenza del dottor Ferretti, tutta quella polizia. E io ho preso, grazie alla proprietà che mi ha dato sempre fiducia, che mi ha dato sempre stima, ho preso tutto sulle mie spalle, l'ho portato avanti. Quindi voglio dire, cosa dovrei fare di più di quello che ho fatto? Il leccaculo, quello no, quello non appartiene alla mia indole, quello non appartiene al mio modo di essere.
Una curiosità, no, su quello che dicevi prima, no, dei nickname, è qualcuno che ha lavorato con te che poi secondo te ti ha offeso? No, lo dico con schiettezza, la cosa più brutta, io alzo il telefono se ho da dire qualcosa a qualcuno glielo dico, ma gente che ha lavorato a 3 metri da me, ok, e che io mi sono comportato sempre alla grandissima, non ho fatto mai male a nessuna persona. Dopo 2 ore che sono andato via a crearsi nickname falsi per offendermi su qualche sito, quello no, quello fa parte dell'imbecillaggine dell'essere umano. Volevo chiederti un'ultima cosa, che cosa serve secondo te alla realtà calcistica di Arezzo, oltre ovviamente al valore della squadra che tu hai detto il valore c'è? Che cosa serve però per fare quel salto di qualità e magari andare ancora più in alto? Che cosa manca all'Arezzo calcistico? Secondo me l'Arezzo è in grandi mani. Roberto Gemmi, Andrea Riccioli sono persone di grande spessore e loro sicuramente sanno e lo hanno dimostrato con i fatti, perché oggi l'Arezzo è una grossa squadra ed è poi alla fine terzo in classifica. Quindi cosa serve? Serve un po' di fortuna, poi bisogna dire anche che il Presidente ha fatto degli investimenti notevolissimi ed è normale magari che le aspettative siano alte, è normale che le aspettative dell'anno scorso e 2 anni fa erano totalmente diverse da quelle di quest'anno. Stiamo vedendo una foto quando spalavi la neve, te la ricordi? Ho fatto tante cose per l'Arezzo, fai vedere anche la foto quando misuravo la luce perché il giorno dopo dovevo partire per Roma per portare tutte le carte del ripescaggio. E magari anche sul motorino quando correvo alla Covisoc con Montervino, direttore del Taranto, che speravo che non arrivava un tempo. Chi può dimenticare la storia? Chi dimentica la storia non è un essere umano. Mister, un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza. Grazie, io intanto ti ringrazio perché mi hai dato la possibilità di parlare con Arezzo, con gente che non dimenticherò mai, ma non è una frase di circostanza. E proprio anche un filo di commozione, quindi io oggi se raggiungo una piazza importante come Arezzo, come Modena, perché sono stato in una grandissima piazza come Arezzo, dove sono stato voluto bene e io voglio bene a questa gente, voglio bene all'Arezzo e spero che l'Arezzo possa raggiungere gli obiettivi prefissi. Grazie, buona serata. Ciao. Buttato giù subito. Allora, vogliamo fare, sì, ha detto tanto e aveva questa, ovviamente non poteva parlare fino a questo momento perché era legato ovviamente, quindi rischiava anche magari qualche di perdere probabilmente qualcosa, quindi era giusto che non parlasse finché era ufficialmente un dipendente dell'Arezzo, adesso lo ha potuto fare. Allora, che sensazioni hai avuto? Sensazione che comunque nell'indole del personaggio capuano qualche sassolino comunque se l'è tolto dalla scarpa, forse magari per lui era un macigno, per noi era un sassolino per come ce l'ha presentata, perché soprattutto la frase quando ha detto no dei nickname, ora al di là del fatto che poi c'è questa guerra con il web da ormai, parte di tutti, da parte di tutti sta durando, sì, che vabbè lasciamo perdere veramente perché se no cambiamo argomento, non è il luogo nemmeno la serata adatta. Però sicuramente si è tolto qualche sassolino il fatto di aver detto che persone a lui vicine gli hanno poi voltato le spalle, l'ha sentito come un tradimento, penso che quello sia stato importante. Importante anche il fatto che, come ha risposto a Luigi, il fatto stesso che ha detto io più di questo non potevo fare per l'Arezzo alla fine. E forse anche il discorso di quando ha accennato alla partita con il Prato, di quando si è rotto qualcosa, forse non era dipeso da lui, ma dalla mancanza forse di un appoggio ulteriore. Comunque sia, la vita va avanti, no? Sia per l'Arezzo che per Capuano, finalmente si è risolta questa diatriba, Capuano va a Modena, tutti contenti, il Modena ha buone possibilità a questo punto di salvarsi, l'Arezzo ha un ingaggio in meno sul proprio libro paga che potrebbe aprire nuovi scenari e anche questa è una cosa da non dimenticare, e poi speriamo che abbia ragione Capuano quando ha detto che l'Arezzo al momento è in buone mani. Il calcio, perdonatemi, però il calcio è fatto anche di persone che delle volte in una società calcistica è proprio all'ennesima potenza, che oggi sono con te e domani probabilmente vertono verso altre strade, però insomma penso che sia anche una naturale conseguenza. Una curiosità, io mi ricordo,
erano gli ultimi momenti in cui sono stato addetto stampa dell'Arezzo, quando è arrivato Capuano. Sì. A volere Capuano fu Pagni, ora non è stato nominato, però dato che ha fatto la cronistoria del suo arrivo ad Arezzo, poi si sono evolute le situazioni in maniera anche incresciosa in alcune situazioni, però dobbiamo essere onesti, a dare questa possibilità a Capuano di venire anche al centro, che poi per lui era il profondo nord, fu lui. E questo credo, lo dicevamo prima, gli abbia aperto anche le porte poi di Modena, perché effettivamente ha dimostrato comunque di poter lavorare anche in una piazza tranquilla, però che non era la sua comfort zone, mettiamola così. Sì. E poi no, Matteo ha detto anche del... probabilmente si riferiva anche a qualche giudizio che immagino legga sempre sul web, nel senso sono stato dimenticato troppo presto tutto quello che ho fatto, ha ricordato no, il famoso viaggio per consegnare la documentazione, un ripescaggio che lui fortissimamente voleva, poi si può dire forse ha convinto il presidente poi a farlo al secondo tentativo, fu lì il garante, questo chi era presente quel giorno se lo ricorda bene, no? Con quella tifoseria che era ovviamente inviperita per la mancata domanda di ripescaggio in quel momento. Adesso anche il credito che ha Ferretti ricomincia quel giorno, no? Perché poi è stato bravo a diciamo costruirselo anche con l'operazione simpatia di Facebook, però comincia quel giorno lì, no? Senza Capuano che aveva calmato un po' il popolo. Per forza, perché bene o male Ferretti aveva rinunciato. Ancora mi ricordo quel comunicato, il significato fondamentale era non facciamo domande di ripescaggio, tanto mi hanno detto che i ripescaggi non ci sono. È chiaro che una piazza come Arezzo non la può accettare come motivazione. Non dimentichiamoci anche che era stata anche l'annata della D che era finita in qualche modo, di Chiappini che era andato via sbattendo la porta, di una squadra che comunque era arrivata a playoff nel bene e nel male con un gol pesantissimo di Carteri che con Cardinali in panchina che t'hanno voluto dire Lega Pro. Era anche l'estate quella in cui Ferretti era stato accostato al Siena e non aveva negato l'interesse per rilevare il Siena, cioè per un aretino pesa mandarla giù una cosa del genere. È chiaro che poi ti arriva un allenatore che poi magari non rimaneva nemmeno simpatico per i vari precedenti, quello che c'era stato e non c'era stato. Dopo la partita col Pordenone vinta in casa, da lì ci fu la svolta nei confronti di Capuano, di cui ne ha beneficiato anche Ferretti. Questo è inevitabile, è indiscutibile sotto questo punto di vista, così come penso ne abbia beneficiato anche l'Arezzo. Poi, dal mio punto di vista, se ti devo dire la verità, è chiaro che sì, è un bel personaggio mediatico, però è anche bello parlare di calcio giocato 4-4-2, 4-3-1-2 e non sempre di maiali assatanati o... diciamo per iperboli o frasi retoriche, così insomma, con questo senza nulla togliere, perché a Capuano gli va dato atto che se non era per lui l'Arezzo in Lega Pro oggi non c'era. Sì, ma infatti lui difende anche il secondo anno, però il secondo anno no, Luigi, proprio anche questo aspetto qui era diventato un po' troppo stancante, no? Nel senso che funzionava magari i primi mesi, sì, insomma, eravamo tutti contenti, che pescaggia, simpatia, poi usare sempre però le stesse leve per tentare non so di fare che cosa, che è diventato un po' stucchevole, soprattutto una società come l'Arezzo, insomma. Sai, a livello di comunicazione effettivamente eravamo più anche nel notiziario nazionale per queste dichiarazioni piuttosto che per i meriti sportivi, e questo penso che alla fine una società come l'Arezzo forse non a un certo punto forse non lo gradiva nemmeno tanto, questo è da dire. Ha ragione anche Matteo quando dice comunque forse ora parliamo più di tecnica, tattica, e questo forse è anche il bello del calcio. Effettivamente ci siamo riappropriati un po' della materia, se vogliamo essere onesti con noi stessi, però insomma c'è comunque da riconoscergli dei meriti, perché questo è assolutamente innegabile. Io non sono così convinto, una cosa che ho sentito questa filastrocca per tanto tempo, che la squadra del primo anno fosse così debole. Io questo sinceramente, ma anche quella del secondo anno di Capuano, squadra costruite soprattutto quella del primo anno con poco tempo, però con degli esuberi che arrivarono ad Arezzo proprio perché si era fuori tempo, quindi anche insomma c'era un signor centrocampo in porta, il nostro Benassi, quindi insomma probabilmente non c'era quello che è mancato, ma che naturalmente doveva mancare con il gioco di Capuano, una punta forte, insomma, quelle, ora quest'anno ce ne sono anche due, però ecco, forse quello che è mancato è questo. E merito a lui, forse è arrivato nella situazione ideale per le sue caratteristiche, però io sono contento anche di
essere tornato a vedere un altro tipo di calcio, che poi può piacere e può avere dei limiti, naturalmente ne parleremo dopo, però parliamo di calcio. Assolutamente, quella è la cosa che alla fine rimane, poi effettivamente stiamo vedendo, almeno soprattutto in diverse partite in casa, era tanto che non si vedeva, no? Giocare, ecco, appunto a calcio. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, forse con un'altra sorpresa, tra un attimo. Di nuovo insieme, allora, dopo aver parlato con Ezio Capuano nella prima parte, adesso nella seconda affrontiamo i temi che ci ha proposto anche, o confermato, la sfida di Gorgonzola. Matteo, tu sei andato in loco a vedere la partita, 1-0-0 che insomma da una parte può essere preso anche bene, forse se non ci fosse stata quello che è successo insomma a Pontedera. Comunque la Gioia Erminio è una bella squadra che sta facendo molto bene, partita che l'Arezzo poteva sbloccare, la poteva anche perdere, poi nel finale c'è stato un paio di brividi che potevano anche far diciamo prospettare l'ennesima beffa, quindi come lo prendiamo a questo punto? Ma io personalmente, parlando anche prima di questa partita, quando venivano fatte le tabelle, no? Tipo come si vede nel film il presidente del Borgo Rosso, c'era chi aveva considerato Pontedera 3 punti, Giana Erminio 1, quindi alla fine almeno con la Giana abbiamo rispettato il pronostico forse della vigilia. È chiaro che la speranza era quella di ottenere qualcosina di più, tra l'altro Sottili aveva scelto questo 4-3-3 e c'è anche un piccolo retroscena. In sala stampa a fine partita Albe si è presentato a sedere in mezzo ai giornalisti e è stato lui a fare la prima domanda, gli ha detto: Stefano, ma perché il 4-3-3? E gli ha detto: perché ci avete messo in difficoltà. Cioè, quindi Albe che ha dato praticamente ragione a Sottili della mossa tattica, in effetti è vero, è stata messa in difficoltà. Albe ha detto anche che è stata forse la squadra che ha messo più in difficoltà, soprattutto in determinate situazioni, la Giana. Così è stato, perché alla fine c'è stato un palo, l'errore di Foglia, l'Arezzo comunque si è fatto vedere lì davanti. Tutto sommato può essere considerato anche un buon punto, visto come era anche quel terreno di gioco, insomma Gorgonzola allentato dalla pioggia, vista anche l'assenza, perché Borra ha debuttato in campionato all'inizio e sinceramente ha fatto bene, anzi. Visto che viene criticato tanto Benassi nelle uscite, chissà quello che hanno pensato i detrattori di Benassi quando hanno visto l'uscita a centrocampo di Borra oppure le parate sui piedi agli attaccanti come Perna e Bruno. Quindi insomma tutto sommato può essere considerata buona, però la prova del 9 adesso ci sarà domenica con la Lupa Roma. Si torna a giocare in casa, l'Arezzo in casa va forte, la Lupa Roma però ha vinto con la Cremonese, quindi attenzione a questa squadra che verrà col coltello tra i denti per tentare di raggiungere quanto prima la quota salvezza. Tra l'altro togliersi si sta rinforzando, che hanno preso questo Ceccarelli, dopo ne parliamo, Bomber che viene dalla primavera, e racconteremo insomma un po' di numeri. C'è Diakité, adesso non credo che faranno in tempo a tesserarlo per domenica, tutto è possibile, si gioca alle 16:30 e non alle 20:30. Che poi c'è da dire, Gigi, una cosa, che appunto la Cremonese che perde in casa la Lupa Roma, il Livorno che non riesce a vincere col Pontedera, cioè alla fine al di là dell'Alessandria tutto il resto mi sembra un gran calderone, no? Siamo comunque terzi, sì. Cioè effettivamente ci aspettiamo, almeno io mi aspetto un po' di più dall'Arezzo, però i risultati, comunque la classifica non è così negativa. Penso che andando sì, dall'inizio del campionato Alessandria Cremonese l'avessimo messa un po' tutti davanti a noi. Bisognerebbe forse rinforzare, far capire che per la terza e forse stare anche a ridosso della Cremonese, la seconda posizione, per l'organico che abbiamo, per la società, per gli obiettivi, forse blindare un po' il terzo posto sarebbe più ideale. Effettivamente insomma sono 3-4 punti, bastano un paio di giornate non positive e uno rischia di farsi risucchiare dal gruppone. Questo forse mi fa un po' paura. È anche vero che però, insomma, poi Matteo le segue tutte, io magari non riesco a vederle tutte, soprattutto in trasferta, e quando si vede una partita dal vero allo stadio si percepiscono molti più fattori. E quindi mi fido più di Matteo che di me guardando la partita in televisione. Se posso fare un appunto, forse a Gorgonzola con la Giana, non lo so, è mancata forse un po' di cattiveria, un po' di voglia di vincere, quel qualcosa in più, che forse anche perché la squadra è stanca, non lo so, non mi rendo molto conto, però ecco,
forse è mancato un qualcosa. E sul 4-3-3 io sono molto contento, ho un pupillo, Matteo lo sa, te Fabio forse no, ma Corradi. Sì. Secondo me è un giocatore che era stato preso per questo modulo. E per giocare dall'inizio. E per giocare dall'inizio è un interno, una mezzala, come la vogliamo chiamare. Senza questo modulo fa molta fatica. E c'è una cosa sui moduli che effettivamente forse non mi torna molto, nel senso che all'inizio della preparazione, non so se ti ricordi Matteo, anche nelle prime interviste di Sottili, io non avevo capito, compreso le sue parole, che avrebbe cambiato così spesso. Questo secondo me non so se è un limite, sicuramente non fa forse giocare a memoria questa squadra con molti cambi. È anche vero che sono degli infortuni, è anche vero, insomma, ci sono tante motivazioni, però ecco, forse la strada del 4-3-3 a me piacerebbe particolarmente. Senza Yanga forse proverei addirittura il 4-3-1-2, perché mi piange sempre il cuore a vedere Erpen in panchina, quindi insomma, anche quel Grossi forse uno potrebbe utilizzare magari mezzala, quindi giocare con quattro giocatori offensivi lo stesso, insomma. Questo un po' mi lascia un po' perplesso, questo. Poi per il resto comunque non possiamo certo dire che stia andando male. Stiamo Sottili, la tua intervista di venerdì sera. Purtroppo abbiamo visto che altre squadre con prestazioni decisamente inferiori riescono a portare a casa i tre punti, ma questo è un po' il gap che dobbiamo avere la capacità di colmare. Per questo io insisto sempre, me lo sentite dire da luglio, che abbiamo la necessità di andare sempre forte, di stare sempre sul pezzo, perché tutte le volte che caliamo di un minimo non riusciamo mai a raccogliere il massimo. Io son contento, lo accetto volentieri questo pareggio, perché avviene attraverso una prestazione importante, avviene perché non siamo stati capaci di vincere, non perché non ci sia provato. E sinceramente abbiamo trovato anche una squadra che in questo momento sta, secondo me, ha entusiasmo, sta bene fisicamente. Pensare che per due volte a Foglia gli è rimbalzato male il pallone, e penso alla terza potenziale occasione, quella quando voleva passare la palla in mezzo a Arcidiacono e la palla non è passata. Sinceramente, dover dire quel qualcosa che non è andato, ti posso dire solo il tiro finale, perché occasioni clamorose concesse penso un paio, non di più. Per quello che invece abbiamo creato sicuramente qualcosa in più di loro, e riuscire a farlo su un campo del genere fuori casa sta a testimoniare la qualità della prestazione messa in campo oggi. Era comunque una gara in equilibrio e non volevo perdere un giocatore basso davanti alla difesa, che in quel momento lì mi dava la possibilità di sporcare tutte le palle basse, e dava la possibilità attraverso 3-4 passaggi di fila di tagliare fuori due attaccanti e di giocare. Tant'è vero che su due situazioni in cui siamo riusciti attraverso tre passaggi di fila a servire De Feudo, si è riuscito a trovare tra le linee una volta Foglia, un'altra volta Corradi, anzi no, scusarci, Diacono, che potevano avere l'occasione giusta, la zampata giusta per poter o andare al tiro o mandare in porta i propri compagni. Questo è stato un pochettino il motivo per cui aspettavo a fare cambi, e la possibilità di magari ritardare qualcosa per capire se sarebbe stato meglio far male o sarebbe stato meglio evitare che ci facessero male. C'era equilibrio e ho un pochettino aspettato, ma non è che è necessario tutte le volte fare tre cambi. Se le cose vanno benino e c'è equilibrio e hai la possibilità di poter comunque sempre, quando puoi, quando riparti, essere pericoloso, non vedo perché si debba per forza cambiare. Questo Cassottili, stasera è la sera delle telefonate, siamo molto contenti di ritrovare
quello che è stato un attaccante, diciamo, tra i più ricordati della storia recente dell'Arezzo, 86 presenze, 34 reti, Daniele Martinetti, benvenuto Daniele. Buonasera a tutti. Oggi si può dire procuratore, hai intrapreso questa carriera. Sì, sì, sono 3 anni che ho smesso, adesso un paio d'anni che sto facendo questa attività, concentrandomi soprattutto sui giovani, dai, piano piano sto seminando in attesa di raccogliere i frutti. Ovviamente tutti noi abbiamo in mente la partita con la Juventus, ma è una, diciamo, di quelle che sono più, diciamo, ricordate. Ecco, se pensi al tuo periodo all'Arezzo, che cosa ti viene in mente? Ma guarda, ricordo il mio periodo all'Arezzo con grandissimo piacere, sono stati 3 anni intensi, c'è stato anche qualche piccolo intoppo, però sicuramente il mio ricordo è più che positivo. Sicuramente la serata di Torino del Comunale è stata senz'altro il ricordo più bello, perché fare 2 gol alla Juventus nel giro di un quarto d'ora non capita tutti i giorni, diciamo. Ecco, tra l'altro hai avuto la possibilità, no, di essere allenato da allenatori che oggi sono, no, ai vertici, quasi si può dire, anche senza quasi, del calcio anche internazionale. Sì, sì, no, sicuramente in quella stagione poi travagliata che è terminata con la retrocessione abbiamo avuto sia Conte che mister Sarri, stanno facendo una carriera bellissima, soprattutto mister Conte ha allenato la nazionale, adesso al Chelsea, ma anche lo stesso Sarri che ci ha messo un pochettino di più ad arrivare a certi livelli, ma adesso sta raccogliendo tutto quello che si merita, un allenatore penso forse il più preparato che ho avuto nella mia carriera. Quindi è quello che ti ha più colpito sotto questo punto di vista. Ecco, dopo Arezzo, poi Sassuolo, Varese, poi l'infortunio, ecco, a un certo punto hai scelto, insomma, di ritirarti, immagino sia stata una scelta sofferta. Ma sicuramente, poi avevo 32 anni appena compiuti e questo problema al ginocchio sussisteva, si continuava a gonfiare dopo 6 operazioni allo stesso ginocchio. Diciamo che, tra virgolette, potevo firmare da qualche parte e magari strappare l'ultimo contrattino. Ho preferito l'onestà e ho cominciato a fare questa attività insieme al procuratore che avevo io quando giocavo e mi sta dando dei frutti, quindi sono contento della mia scelta. Quindi adesso, insomma, vai in giro a vedere le gare, che soprattutto i settori giovanili. Sì, soprattutto i settori giovanili, campionati di Serie C. Diciamo che ho cominciato un pochettino dal basso, penso che sia la strada giusta per poi arrivare a certi livelli. No? Ecco, Arezzo, ti è capitato di vederlo? Quest'anno, guarda, dico la verità, non l'ho visto, ma lo seguo sempre con interesse, sto vedendo comunque come sta facendo un buon campionato, è in buone mani perché l'allenatore Sottili è un ottimo allenatore e penso che per qualsiasi squadra l'allenatore sia fondamentale, il manico penso sia sicuramente fondamentale per ottenere i risultati a fine stagione. Ecco, avete qualche giocatore dell'Arezzo che, diciamo, ho seguito da voi? No, in prima squadra no, abbiamo qualche giocatore nella Beretti che sta crescendo. L'anno scorso hanno fatto la finale playoff, la finale Beretti nazionale, un paio di giocatori con Paolo Canci, il procuratore con cui lavoro, quindi siamo per ora contenti di questo. In prima squadra ho dei miei ex compagni, tra cui Orazio Erpene, col quale ho giocato a Sassuolo, che se mi sente lo saluto con affetto. Daniele, io ti ringrazio, in bocca al lupo, magari poi se vedrai dal vivo a vedere l'Arezzo ci rivedremo. Volentieri, volentieri, torno volentieri al Comunale. Grazie, buona serata. Grazie a te, buona serata, Arezzo. Allora, ci ha ricordato un po' di... Mi posso collegare un attimo ora? Daniele, collegati. Faccio velocissimo. Sarà protagonista anche di qualche nostro post sul Museo Amaranto, sì. la pagina della storia dell'US Arezzo, che è un'idea di Stefano Turchi, che veramente è una fucina di memoria e lo sto aiutando, stiamo tirando su anche questa un'associazione per cercare di creare appunto il museo a cui dovrebbe partecipare, dovrebbe darci una mano anche l'Arezzo, novità future, però insomma è bello ricordare anche chi è passato da Arezzo e ricordare anche tante storie, quindi permettimi di faccio un uso vai, pubblico di questa televisione privata per ringraziare innanzitutto Stefano Turchi, perché veramente
oltre che essere una persona splendida, conosce tutto di Arezzo, ma soprattutto dell'Arezzo Calcio in genere, quindi l'Unione Sportiva Arezzo. E quindi vi invito anche voi, mettetelo però il mi piace alla pagina, perché è importante. Ha organizzato poi quella bellissima segata che abbiamo trasmesso in diretta del ricordo di Matteo con appunto l'Arezzo, quello degli anni, l'epoca d'oro, come è stata giustamente chiamata. Allora, tra poco parleremo anche di questo tema dei campi di allenamento. Io però lo sentirei Cesare Albè, perché è un allenatore veramente particolare, insomma. Siede da non mi ricordo neanche quanti anni su quella panchina, credo una storia più unica che rara nel calcio italiano. Allora sentiamo che cosa ha detto. Vabbè, diciamo che è stata una partita caratterizzata molto anche dalle condizioni meteo e da quello che era le condizioni del campo, quindi abbiamo improntato comunque la partita appunto su quello che si presentava come situazione ambientale, quindi una partita messa molto sull'aspetto fisico, molto maschio, e siamo stati bravi a interpretarla bene, differenza magari quello che avevamo fatto a Pontedera. Non abbiamo sbagliato l'atteggiamento e credo che questa sia la cosa primaria e principale. Ma penso che comunque sia dalla nostra questa prestazione sia stata anche caratterizzata dal fatto che la prestazione appunto brutta di Pontedera volevamo comunque ribadire che non eravamo quelli, dimostrare che invece eravamo tutt'altra squadra, quella che c'era vista nell'altra apparizione, quindi penso che sia stato sicuramente una molla in più che ci ha spinto a non sbagliare appunto l'atteggiamento in questa gara. No, beh, diciamo che comunque sia quest'anno rispetto all'anno scorso ho avuto anche un po' l'aggravante del fatto che mi sono fatto male. Quello sicuramente non mi ha giovato e non mi ha aiutato, però sicuramente anche chi ha giocato al mio posto si è fatto trovare pronto e è giusto che abbia trovato anche continuità parte sua, quindi diciamo che io cerco sempre di farmi trovare pronto e sono sempre a disposizione, poi il campo parlerà. Ma noi dobbiamo cercare di dare continuità ai nostri risultati, sia fuori casa che in casa, quindi penso che se noi riusciremo a fare quel salto di qualità in più sicuramente possiamo andare lontano, ci manca solo quel pizzico a volte anche di cattiveria in più, di non sbagliare mai atteggiamento, di aver sempre fame, e sicuramente andremo lontano se metteremo tutte queste cose. Beh, risultato giusto, noi per alcuni tratti della partita, anzi per una mezz'ora all'inizio del secondo tempo, per 25 minuti, mezz'ora, sono stati anche fortunati, perché l'Arezzo proprio ha preso possesso e non abbiamo subito gol per fortuna, insomma, no? Poi magari ci ha messi in 4-4-2 e allora abbiamo limitato i danni, e anzi forse negli ultimi 10 minuti, in quarto d'ora, abbiamo creato qualche problema anche all'Arezzo, insomma, no? Tutto sommato insomma, ci può anche stare il pareggio, insomma, no? Voglio dire, complimenti all'Arezzo, che è stata forse la miglior squadra che si è vista qua a Gorgonzola. No, naturalmente noi siamo un po' presuntuosi, forse tutto l'anno che giochiamo in questo modulo con un 3-4-1-2, e vedo che le altre squadre insomma ci hanno trovato un pochino anche le misure, insomma, no? Diceva prima Sottili che il fastidio che può dare Chiarello come trequartista, lui l'ha imbrigliato facendo una squadra in 4-3-3 che io mi aspettavo, tra l'altro, no? Abbiamo provato ad andare avanti ugualmente così, forse avremmo fatto meglio cambiare anche prima il modulo con un 4-4-2, non ho sicurezza che cominciando il secondo tempo con un 4-4-2 come avevamo pensato nell'intervallo saremmo stati meglio, non lo so, però sicuramente a un certo punto dalla mezz'ora in avanti siamo andati meglio con la squadra messa col 4-4-2, insomma, no? Per limitare un po' questo Arezzo qua che debordava, insomma, no? E ci siamo riusciti, poi non so se è stato un po' l'Arezzo che è calato o comunque sia, o questo modulo qua gli abbia dato più fastidio a loro. Anche Milesi e Cesare Albè. Adesso con questo screenshot della pagina di Ferretti su Facebook, sapete che ogni settimana andiamo a vedere un po' che cosa scrive il presidente, che è anche l'unico modo, diciamo, per sapere un po' il suo pensiero. Allora, se ce lo fate vedere, perché si parla dei campi di allenamento.
Le novità sono quello che sembra essere ormai un accordo con l'Olmo Ponte, Matteo sicuramente ne saprà di più, e poi la possibile riapertura della trattativa per i famosi campi dell'antistadio. Vedete, nella giornata, credo, di domenica, Ferretti smentisce le notizie apparse su due quotidiani, quindi insomma cartacee non web, esatto, diciamolo, esatto, perché che hanno però anche la versione online e quindi il web ci ritorna anche in questo caso. Allora, abbiamo letto, insomma, smentisce le notizie relative a che ci sia un incontro con i leggiamo cosa c'era scritto, me lo fate vedere un attimo, il campo dei funghini, vediamo. Adesso ce lo fanno rivedere. Eccolo qua, smentisco la notizia, circa un incontro con i rappresentanti dei campi di allenamento i funghini, che non è il titolo dei campi, insomma, è la famiglia che è proprietaria del... Però di questo virgolettato è carino. Questo virgolettato è carino. Né il sottoscritto né tantomeno il DG, gli unici a poter trattare questa questione, hanno pensato a riaprire la trattativa, almeno fino a questo momento. Invito ancora una volta a pubblicare notizie certe e non chiacchiere fatte al bar. Grazie, buon lavoro. OS Arezzo, il presidente. Nonostante questa smentita, però... ci sono indiscrezioni che dicono che domattina ci sarà l'incontro tra l'Arezzo e un rappresentante, penso il presidente della società Olmo Ponte. So che è un incontro che è stato propiziato dalla, perché almeno così facciamo chiarezza, io parlo ovviamente da quanto mi è stato riferito anche da fonti vicino, anzi interne all'Unione Sportiva Arezzo, che ci sarà questo incontro con l'Olmo Ponte, pare per poter utilizzare uno dei due campi in via del Verrocchio, quindi alle porte della città, ecco infatti, e appunto ci sarà questo incontro. Credo che questo sia un incontro, dall'idea che mi sono fatto sentendo un po' di campane, propiziato anche tramite l'amministrazione comunale, nonché tramite sempre anche l'amministrazione comunale, ci potrebbe essere a metà di questa settimana un incontro tra l'Arezzo e i legali della famiglia Funghini. Chiaramente da qui a dire che ci sarà la riapertura totale non ci metterei la mano sul fuoco in questo senso. Però è chiaro che la notizia c'è, se ci sarà l'incontro, anzi come è stato detto e scritto a più riprese da Nazione Corriere e altre testate, che potrebbe esserci appunto questo incontro tra i legali della famiglia Funghini e l'Arezzo. Sicuramente la soluzione probabile resta quella dell'Olmo Ponte come novità, e poi chissà cosa accadrà con i campi. Certo è che abbiamo un circus amaranto, perché l'Arezzo ha iniziato la stagione in Casentino, poi è andata alla nave, poi è tornata allo stadio, poi è tornata alla nave, poi è andata a Bagliarpino, adesso va a Montefeltro, giovedì sarà e venerdì sarà a Bagliarpino e poi torna allo stadio. Insomma, è una stagione itinerante. Perché non andare a Sinalunga anche? No, vabbè, ora dopo un tour... l'area vasta sud, sì, quindi esatto, facciamola tutta. La sud e la fai un po' tutta. Ma non è colpa ovviamente dell'Arezzo, è purtroppo in questo caso è vittima. Questo di dell'Olmo Ponte sarebbe per due giorni, però se no, da quello che ho capito, cioè, venerdì si andrebbe comunque a Badialpino. Da quello che ho capito sarebbe per due giorni, così come per due giorni massimo sarebbe la disponibilità che è stata data da chi gestisce l'impianto comunale di Badialpino all'Arezzo. Quindi a quel punto resterebbe durante la settimana vuoto. Vabbè, un allenamento lo fanno in palestra al mattino, sì, quindi quello non sono problemi, la rifinitura la fa allo stadio, in caso di maltempo c'è il buon conte, quindi in quel caso sarebbe sempre coperto. È chiaro che non ti alleni sempre su una struttura, però perlomeno ti alleni in un campo con dimensioni più simili a quello del comunale rispetto a quello che è accaduto fino ad ora. E invece i ragazzini dell'Olmo Ponte andrebbero a Montefeltro in quei due giorni? Potrebbero andare a Montefeltro, ma c'è sempre via Arno, che era il campo destinato in prima battuta alla Berretti, poi la Berretti è andata a Pratantico, quindi insomma si stanno muovendo un po' di carte in questo senso. Effettivamente è una soluzione un po' imbarazzante per una squadra come la nostra, per una società come la nostra. La cosa che un po' mi perplime è che ogni volta, ogni anno si fanno promesse e poi non si risolvono mai, e devo essere onesto, più dalle varie amministrazioni e da vari politici, insomma, non voglio fare i nomi, però insomma, e non si trova mai una soluzione. Questo secondo me fa anche male, poi perché in realtà sono professionisti, si allenano dove... Però avere una continuità nell'allenamento credo che sia fondamentale per una squadra,
e spero che non diventi un alibi, perché poi c'è questo rischio che possa diventare un alibi per i giocatori, e questo sarebbe davvero, davvero deleterio per il campionato, perché poi, come abbiamo detto prima, terza posizione è un po' anche quello che ci aspettavamo e che era stato promesso anche dalla società, quindi perdere dei punti per questo sarebbe davvero deleterio. E i funghini, scusatemi, ma dovessi riaprirsi con i funghini, cioè ci sono da rimettere a posto. Sì. E c'è da togliere i caprioli da dentro al campo, tra l'altro. C'erano anche quelli nell'ultima partita. Anche quella è una situazione incredibile. E poi comunque se si deve riaprire sempre il discorso dell'affitto, sarebbe comunque una situazione temporanea, perché se poi sempre. L'accordo c'era anche prima per l'affitto, no? Quindi si rischia che poi tra qualche mese ci ritroviamo appunto a capo. Si parlava però di una perla del comune, poi che fine ha fatto? Ma niente. Non lo sappiamo. Vabbè, Capuano ha rescisso, alcuni soldi sono stati risparmiati, serviranno a pagare l'affitto dei campi, vediamo, non lo so, però è chiaro che una soluzione va trovata. Allora, siamo in chiusura, prima di far dire a Gigi una cosa, un altro appuntamento che dobbiamo ricordare. Ricordiamo che intanto domenica l'Arezzo gioca allora alle 16.30 e non per fortuna alle 20.30 con la Lupa Roma che ha battuto appunto la Cremonese. Ha richiamato Di Michele, che ha ottenuto da qualche settimana e finalmente per lui è riuscito a ottenere la prima vittoria in campionato. L'anno scorso finì 1-1, se non ricordo male, quindi è una squadra strana. E poi perdemmo da loro. C'è Fofana, lo ricorderete, all'Arezzo. Che ha segnato ieri il primo gol di stagione. Esatto, 2009-2010, all'Arezzo segnò 2 gol su 22 presenze, è una squadra che le occasioni le crea ma ne sbaglia tante, quindi non è un problema che non le costruisce, poi la difesa ovviamente è quello che è. Vedremo se questo Diakité, pare l'ex difensore di Fiorentina, Lazio e Sampdoria, è stato offerto un contratto fino a giugno con l'impegno, però se dovesse arrivare, e il suo obiettivo è quello ovviamente, un contratto da categorie superiori a gennaio, la società lo libererebbe. Intanto è arrivato questo Ceccarelli, che è stato per 2 volte capocannoniere del campionato primavera, viene da 2 infortuni abbastanza seri, ieri è stato portato in panchina. E quindi comunque è una società che dopo un po' di caos si sta riorganizzando. Allora, Gigi, ci invece ricordi? Faccio molto brevemente, domenica 4 al Centro Affari di Arezzo, una nuova manifestazione, un nuovo evento, si chiama Aprito, la città dei bambini, aperta anche ai grandi. Vi invito a partecipare dalle 10 alle 19, tanti eventi, io curerò la parte sportiva per quello che vi invito, il padiglione sport sarà curato da me con tanti collaboratori, tanti sport, daremo spazio anche a quello che non è soprattutto calcio, perché comunque di calcio insomma ne sappiamo sempre tanto, e cercheremo di dare spazio a tutti nel corso delle varie date, 4 e 18 dicembre, 8 e 22 gennaio. Benissimo. Quindi più settimane. Assolutamente. Vabbè, no, vivacizziamo. Vi inviteremo. Questo Arezzo Fiere, che è una bellissima struttura e che giustamente si inizia anche a usare spesso. Poi chiamerò Matteo per fare lezioni di calcio. Ecco, quindi live predicherò in casa. Ora predica invece che c'è zona dilettante. Esatto, poco, quindi se vuoi rimanere, che lui è, ora ne parlo. È calciatore. Sono molto dilettante, amatore. Visto i tuoi trascorsi televisivi. È vero, lui è un po' il tuo erede, si può dire. Esatto. Spero per lui di no, spero per Matteo di no. Grazie, buona serata.